Delfini, tartarughe, pesci tropicali. Tutto questo accompagnerà i bambini allontanando paure e restituendo loro la dimensione di un sogno. Un'installazione artistica ha infatti trasformato in un tunnel sottomarino il collegamento tra il pronto soccorso e il reparto di malattie infettive dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, il tutto con la collaborazione del Rotary Club Bari Mediterraneo. Ancora una volta un segnale di attenzione nei confronti dei nostri bambini. Ci prendiamo cura dei piccoli, ci prendiamo cura dei più fragili, è una festa. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, è bellissimo. E la possibilità di dare un ambiente che è un ambiente più sereno a coloro che sono in un momento di difficoltà per noi è sempre un motivo di grande orgoglio. Abbiamo pensato di fare questo passaggio favolistico per i bambini che dal reparto di malattie infettive vanno nella parte centrale, in modo tale che si possano sentire più a loro agio, quasi come in una fiaba. Il colore blu per dare vivacità a questo tunnel, che non so se l'avete visto prima, era asettico, tutto bianco e diventava complicato per un bambino passare in barella qui sotto. Adesso invece con tutti questi animaletti, questi pescetti, diventa veramente un bel vedere, insomma. Devo dire che è stato un lungo cammino perché sono tutti materiali ignifughi e che rispondono a tutte le nuove caratteristiche della comunità europea, quindi tutti di massima sicurezza.